La pace del Signore sia con tutti noi. Stasera sto trasmettendo in diretta. Che sia la gioia del Signore dentro i nostri cuori. E prima che vada a letto voglio salutarvi a tutti quanti. Chiunque sia in online che sta vedendo o che lo vedrà in registrazione, vi abbraccio come se fossimo di presenza, che possa veramente il Signore benedire a tutti quanti. Vi ricordo, prima di andare a letto, di fare la preghiera notturna e di pregare soprattutto per tutti i bisognosi di questo mondo, che possa veramente il Signore stendere la sua mano potente e miracolare ogni evento di persone bisognose. Il Signore veramente sta riempendo di ogni benedizione tutte le anime bisognose, che possono veramente essere soprattutto ripiene dello Spirito Santo, che questa notte possa essere una nottata particolare, che il Signore veramente possa sì, come se fosse ai tempi di Salomone, quando Salomone pregò per tutti coloro che si accostavano o che guardavano il luogo santo venissero benedetti. E questa sera è come se fosse in quel momento, in quel luogo, che il Signore possa benedire tutti quanti in salute, benedizione, in spirito santo e in ogni cosa che in questi lunghi anni abbiamo pregato. Stasera più che altro vorrei benedire tutti quanti di quella gioia che il Signore ha dato a me. La vorrei condividere con tutti i miei simili, con il popolo di Dio e con i più bisognosi di questo mondo. Ebbene, miei cari, non vorrei farla lunga questa videocamera. Vorrei pregare per ognuno che stasera ha bisogno di calore, amore, spiritualità e anche, come dire, un abbraccio fraterno. Chi si sente può chiudere gli occhi e può ascoltare. Se vi sentite di pregare, pregate insieme a me. Padre Celeste, Dio d'amore, ti vogliamo principalmente ringraziare per quello che tu stai facendo nella nostra vita, come tu stasera hai potuto veramente mettere in comunione sia il nostro viso, il nostro corpo, la nostra anima in comunione con tutto il mondo. Signore, stasera ti vogliamo chiedere benedizione per i più bisognosi principalmente, Signore, e poi elargisci benedizione a tutti quanti, Signore. Padre, stasera ti vogliamo chiedere di riempirci di Spirito Santo a tutti quanti, di poter avere quella gioia di essere veramente degni di appartenere alla tua famiglia, al tuo popolo santo. Stasera ti vogliamo chiedere, Padre, sì, Padre, benedici soprattutto le vedove, i bambini, i senza tetto, gli orfani, i carcerati, e le nostre famiglie, Signore, che ardono, Signore, in questi giorni di un bisogno qualsiasi, Signore. Ungici dall'alto e stende la tua mano potente su ognuno di noi. Signore, grazie, Padre, che possa veramente la tua mano potente riempire
ogni lacume che si è formato dentro di noi, nel nostro cervello, nel nostro corpo, nella nostra anima. Signore, purificaci. Stende la tua mano potente, Signore, spazza via, come hai detto nella tua parola attraverso il tuo figliolo. Il deserto sarà spianato e purificato. Le montagne, le salite saranno allivellate. E stasera, Signore, ti voglio chiedere che ognuno che stasera si mette davanti alla tua presenza, che possa essere riempito di ogni tuo amore, da ogni tua buon parola, da ogni tuo benessere che lancerai a tutto il mondo intero. Padre, stasera più che mai ti chiedo nuove unzioni, non soltanto per me, ma anche per i miei simili, per i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore. Se io ne abbia ancora, vorrei di più che tu aiutassi i miei nemici, Signore. Se io ne abbia, aiutala, Signore. Grazie. Alleluia, Signore. Sapevo, Padre mio, che tu avresti accettato questa preghiera, Signore, perché non prego per me, ma prego per i miei simili, Signore. Stendi la tua mano ancora per quelle persone che sono in ascolto, principalmente, Signore, ungile dall'alto, che stasera siano toccate nel suo intimo, nel suo cuore, nella sua anima, che stasera possano divulgare la tua parola, la tua novella, il tuo amore, la tua potenza, la tua gloria in tutto il mondo, in tutto l'universo. Oh, buon Padre Celeste, stasera più che mai chiedo nuove unzioni, non soltanto per me, ma per tutto l'universo, Signore. E stasera, Padre, ti chiedo che la pace possa diffondersi in tutto il mondo. Non soltanto qui in Italia, in Germania o all'estero, ma in tutto l'universo. Padre, ancora tutte queste guerriglie che ci sono, che possano terminare, che la pace possa trionfare in tutto il mondo e in tutto l'intero pianeta e universo intero. Se c'è qualche testa calda, Signore, che ancora parla di guerra, Signore, fai che possa tacere oggi. Oggi, Padre, ti chiedo di tappare la bocca di quella persona e farlo rientrare in se stesso e chiedere soprattutto l'unzione tua, Signore, di essere un tuo figliolo. Grazie, Padre. Ti ringrazio, ti lodo con tutto il cuore, Signore. Tu puoi ogni cosa, Signore. Noi non possiamo niente e stasera più che mai ti chiediamo, correggici. Stendi la tua mano su ognuno che stasera o domani o dopodomani o nei giorni susseguirsi si accosterà a te. Sia attraverso questo video, sia attraverso tutti i video che sto mandando, Signore, che possa veramente rientrare dentro di sé e dire: Abba, Padre, perdonami, ungimi dall'alto e fai che anche io possa fare ciò che tu vuoi. So che, Padre, tu hai veramente piacere che un tuo figliolo possa divulgare la tua parola, che possa portare la tua parola in tutto il mondo, in tutto l'universo. E stasera più che mai ti chiediamo nuove unzioni, non soltanto per me, per tutte le sorelle che sono in ascolto, per tutti i fratelli, per tutti gli anziani, per tutti i pastori, per tutti quelli che veramente stanno evangelizzando nelle strade, nelle vie, nelle città, negli ospedali,
nelle cliniche, Signore, in tutto l'universo, che stasera possa veramente essere divulgato ogni amore, ogni potenza in Cristo Gesù. Grazie, Padre, ti ringrazio e ti lodo, Signore, ancora per la gioia che mi doni e mi darai finché vita tu ci dai e anche in quella futura che tu ci chiamerai attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Padre, desideriamo con tutto il cuore che questo gran giorno arrivi presto, Signore, ma sia fatta la tua volontà e non la nostra, Signore. Se siamo qui in questo mondo e dobbiamo stare in questo mondo, c'è un motivo basilare. Oggi nel mio cuore sento di fare questo, Signore. Se tu vuoi, Signore, inondaci, inondaci e benedicici. Signore, se tu vuoi, manda me, manda noi, manda tutto ciò che tu vuoi a evangelizzare, a sanare, a guarire, a operare in tutto l'universo. Sì, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo ti chiedo ogni cosa. Grazie. Alleluia. Tre volte santo, Signore, non esiste Dio all'infuori di te. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, tu sei il principio, tu sei la fine, tu sei tutto, Signore. E stasera più che mai sono sicuro che tu ci elargirai benedizione. Ti ringrazio e ti lodo. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Mie care nella grazia, vi saluto nella pace del Signore, che veramente questa preghiera possa essere in tutto l'universo. In questo momento sto sentendo freddo, caldo dentro di me, nelle mie viscere. So che qualcosa sta succedendo dentro di me, sento freddo. So che qualcosa è penetrata dentro di me. Mi devo salutare, non resisto più. A Dio sia la lode e la gloria. In Cristo Gesù. Amen.